Molto bene, buonasera, mi fa molto piacere che siate qui, dubitavo ci fosse qualcuno perché il tempo di oggi è di una natura tale che non ricordavamo, dicevamo prima che ci siamo dimenticati che ogni tanto può piovere, magari piovere un po' a lungo e magari con qualche intensità. A molti di noi, io sono tra questi, farà in realtà molto piacere perché di acqua c'è una grande necessità, sarei contento, anzi se piovesse ancora un po'. Ma insomma noi siamo qui, per nostra fortuna, a parlare questa sera di Iliade. Ecco, io ringrazio naturalmente la Casa Amata per l'ospitalità, ringrazio Fulvia Missiroli per la fiducia che mi dà ormai qualche anno che lo fa per gli interventi che mi concede di fare nel ciclo di lezioni che lei cura. E chiedo scusa a voi per questo salto indietro che vi faccio fare oggi, perché torniamo all'antica Grecia, anzi per la verità a una Grecia più che antica, una Grecia arcaica. Per ragioni mie di lavoro, diciamo così, ho chiesto che questa sezione venisse collocata in questa parte del calendario, dell'anno, perciò ecco, voi dovrete essere pazienti, seguirmi molto all'indietro rispetto a quanto abbiamo visto insieme la settimana scorsa e quelle precedenti con le lezioni di Cettimo Scolino. Diciamo che io dovrò pagare un po' un prezzo per questo ritorno al passato, perché la mia intenzione sarebbe quella di non soltanto parlare di Iliade questa settimana e di parlarvi della guerra del Peloponneso, in particolare di un episodio della guerra del Peloponneso per come ci viene raccontata da Tucidide della settimana prossima, ma se possibile, se ce la farò, tentare di mettere in piedi qualche lineamento di una teoria della guerra, proprio pochi elementi, perché naturalmente c'è una differenza enorme che noi vedremo, cercherò di spiegarvela in pochi semplici passi, di spiegarvene almeno le linee generali, tra ciò che vedremo oggi e ciò che vedremo la settimana prossima. E di guerra noi sentiamo parlare continuamente, come non è neanche il caso di sottolineare. La causa all'origine di questo stesso corso si trova nel presente. Dunque, per gloria e preda, veniamo alla lezione di questa sera. Eroismo e furore nell'Iliade di Omero. Dunque, noi dove ci troviamo? Ci troviamo agli inizi della nostra letteratura. L'Iliade è un racconto di guerra, un grande racconto di guerra, per quanto dedicato a un periodo molto breve della lunga guerra di Troia, sapete, 10 anni di guerra. L'Iliade si concentra su circa 50 giorni della fase finale di questa guerra, quindi un periodo davvero brevissimo, non ci dice sostanzialmente nulla di ciò che, se non riusciamo a intuire qualche cosa naturalmente, di ciò che è capitato prima, e ci fa intuire qualche cosa, ma poco di ciò che capiterà a seguire la narrazione, ciò che viene narrato. E allora dedicherò una prima parte a ricostruire molto brevemente, rapidamente, le vicende di questo poema che è all'origine della nostra letteratura, e poi entreremo nel merito leggendo insieme qualche cosa dalle dispense che la Casa Amata ha preparato per noi, per vedere qual è il senso di questa incursione così veloce nell'Iliade rispetto a quanto visto nelle lezioni precedenti di questo corso. Ora, dove si svolge l'Iliade? Qual è il teatro dello svolgimento di questo conflitto? Qui potete vedere una cartina che in realtà riguarda un periodo successivo a quello in cui si svolgono i fatti, però è utile per darci un'idea di dove si svolgono gli eventi bellici.
vedete naturalmente la penisola greca, verso sud il Peloponneso, ancora più a sud in rosso l'isola di Creta, ecco, quella che per voi è la destra, dunque a oriente, in quel giallino poco visibile, quelle sono le coste della penisola anatolica, e nella parte più a settentrione, dove c'è scritto Ellesponto, bene, lì si colloca Ilio, Troia. Per quanto non sia facilmente visibile, questa cartina ha almeno il pregio di sottolineare in rosso dove si trovava quella città. Dunque, la guerra di Troia, quando è avvenuto? Perché noi sappiamo che è stato un fatto storico. L'ostinazione di Schliemann ci ha permesso di scoprire che l'Iliade non è soltanto letteratura, ma insomma qualche aggancio anche molto serio con la storia c'è stato. Bene, si ritiene oggi per lo più che le vicende narrate nell'Iliade si siano svolte attorno al 1300 avanti Cristo, quindi insomma un tempo molto distante da noi, e circa 500 anni, 450 anni, difficile dirlo, dal momento in cui le vicende dell'Iliade sono state raccolte, ordinate sotto un nome che noi conosciamo tutti, Omero, senza che noi possiamo dire se effettivamente Omero sia mai vissuto e quante persone abbiano lavorato a questa collezione di canti. Fatto sta che, ecco, vi dicevo, sono passati 500 anni circa da quando la guerra di Troia è stata combattuta al momento in cui nel mondo greco i canti, una parte dei canti relativi a quegli avvenimenti, sono stati collezionati e hanno dato vita a quello che per noi ancora oggi è un poema che ha una sua coerenza, un suo inizio e una sua fine. In quest'altra cartina, poco leggibile, l'ho messa solo per mostrarvi che qualcuno ha fatto lo sforzo nel mondo di individuare i luoghi di origine degli eroi, perché l'Iliade è un poema in cui si muovono sulla scena eroi, uomini straordinari. Perciò se avete pazienza di vedere, insomma, rintracciare un po' di nomi, non so quanto siano leggibili dalla vostra parte, ma ciò che mi interessava in questa cartina non è tanto questo gioco che ci farebbe per lo più perdere tempo, ma di nuovo guardando la penisola anatolica voi potrete vedere che Ilio, Troia, aveva diversi alleati. In giallo sono elencati gli eroi, gli alleati che combattono dalla parte dei troiani, per cui quello è un mondo che si è diviso e ha combattuto una guerra evidentemente molto lunga e molto feroce, di cui noi non sappiamo, delle cui origini, delle cui cause, noi non sappiamo quasi nulla, le possiamo ipotizzare, forse possiamo fare alcune congetture, neanche ipotesi, si tratta di congetture, perché l'Iliade sulle origini della guerra, sulle quelle che noi immaginiamo essere le origini concrete della guerra, non ci dice assolutamente nulla. L'Iliade è una straordinaria opera che per noi è letteraria, era anche altro al tempo di Omero, perché sapete, lo sappiamo tutti, l'Iliade è fatta di canti, oggi li si chiama anche libri, ma io utilizzerò i termini indifferentemente, 24 canti, 24 libri, perché si trattava di appunto di oralità probabilmente accompagnata anche da musica, perciò insomma opere mandate a memoria e poi infine hanno trovato una loro sedimentazione in quello che poi è arrivato a noi come poema coerente. Dunque, diciamo, l'area in cui si svolgono i fatti è questa, ha al centro il mare Egeo, e noi non possiamo fare a meno di pensare, per la lunghezza della guerra, per l'importanza che ha avuto nel mondo neanche antico, arcaico,
che le cause che l'hanno originata fossero molto gravi, e non possiamo non pensare che si tratti di cause economiche, e di cause, è un termine che noi utilizziamo, che è antistorico in un certo senso, geopolitiche, è un termine che sentiamo in questo periodo fin troppo spesso. Non possiamo immaginare che dalla penisola greca migliaia, certamente molte migliaia di uomini, un esercito composto da molte migliaia di uomini, si sia spostato nella Troade, cioè abbia invaso, tentato l'invasione della parte costiera della penisola anatolica, che la guerra sia durata appunto 10 anni, senza che ci siano al fondo ragioni molto gravi, ragioni di egemonia, noi lo chiamiamo, questo è un termine greco che possiamo utilizzare, ci viene direttamente dalla lingua greca, di egemonia. Perché? Perché la posizione di Ilio è strategica, controlla quel passaggio. L'Iliade di tutto questo non ci dice assolutamente nulla. Uno dei motivi per cui noi troviamo l'Iliade interessante è paradossalmente proprio questo. Ciò che noi andiamo a cercare immediatamente come causa di una guerra, comprese le guerre che si combattono oggi, sono queste ragioni, ragioni economiche, ragioni geopolitiche, ragioni di egemonia in senso lato. Bene, l'Iliade è un'opera che ci lascia insoddisfatti da questo punto di vista, perché di tutto questo non ci dice assolutamente nulla, anzi continuamente torna su cause alle quali noi non riusciamo più a credere, e le conosciamo tutti, no? Il rapimento di Elena da parte di Paride, uno dei figli di Priamo, Paride Alessandro, rapimento di Elena reso possibile dal fatto che Paride aveva scelto tra le tre dee Era, sorella e moglie di Zeus, Atena e Afrodite, aveva scelto come più bella, come più grande tra le dee proprio Afrodite, perché Afrodite gli aveva promesso un premio, questo premio era la mortale più bella di tutte, cioè Elena, che però era moglie di Menelao, re di Sparta. Dunque Paride rapisce Elena, se la porta a Troia, e Menelao, furioso, raduna il proprio esercito, chiede aiuto a suo fratello maggiore, Agamennone, e chiede aiuto agli alleati della penisola greca per andare a riprendersi la moglie. Bene, a noi a una storia come questa, propriamente, non possiamo credere, non può essere la causa di una guerra così lunga, così feroce, ma per tornare a un mondo che per noi è ancora relativamente misterioso, noi dobbiamo avere in mente un'immagine come questa, no? La maschera di Agamennone, così è stata chiamata, sempre da quell'altro, se vogliamo, un pazzo anche, un avventuriero, uno spostato di testa che è stato Schliemann, cioè un uomo che si è messo in testa che l'Iliade, e l'Odissea anche in parte, ma certamente l'Iliade, potesse parlarci anche come un documento storico, e che, insomma, in una vita molto avventurosa è riuscito a diventare così ricco da potersi permettere di cominciare a proprie spese scavi dove lui riteneva Troia si trovasse. Non solo ha trovato qualche cosa, ma ha fatto una grande scoperta, e poi non si è neppure fermato lì, è andato a cercare nei luoghi dell'Iliade tracce di quell'antico passato, e a Micene, città di cui Agamennone era re, ha rintracciato il famoso tesoro, tra cui questa bellissima maschera d'oro, che inevitabilmente è stata chiamata maschera di Agamennone, per quanto chissà che relazione ha con Agamennone, probabilmente nessuna. Insomma, noi ci troviamo in un mondo di cui tutto sommato sappiamo poco. E da chi è popolato questo mondo? Se ricordate, se l'avete letto, ecco, è l'occasione per rileggerla. Io sono molto grato a queste lezioni, perché mi danno l'occasione di leggere, magari per intero, opere che per intero non avevo mai letto. Io non avevo mai letto per intero l'Iliade prima della necessità di preparare questa mia lezione per voi. Ed è una meraviglia. Una meraviglia che però desta in noi stupore, vi parlerò dei motivi di questo stupore, li ho già anticipati. È straordinariamente manchevole da punti di vista che per noi risultano sconcertanti.
gli esseri umani, i mortali, come vengono chiamati, che popolano l'Iliade, che sono i protagonisti di quelle vicende, ai nostri occhi appaiono quasi incredibili, non tanto per quello che fanno, azioni crudelissime, gli uomini sono capaci di azioni crudeli anche oggi, ma per le motivazioni alla base di quelle azioni, che ci risultano non condivisibili, non comprensibili, ma ci arriviamo un passo alla volta. Dunque, che mondo era quello dell'Iliade? Un mondo abitato da Achei, questo è il nome, o Danai, non vengono mai chiamati greci i protagonisti che si oppongono ai troiani, sono Achei. E chi sono questi Achei? Beh, sono micenei, la civiltà micenea, quella che combatte la guerra di Troia. E attenzione, questo è un punto anche importante e delicato. Quando Omero o chi per lui ci consegna alla nostra tradizione culturale l'Iliade, lui non sapeva gli uomini, le donne che vivevano al tempo di Omero, quindi nell'VIII secolo avanti Cristo, ho detto circa 500 anni dopo i fatti della guerra di Troia, loro non sapevano che c'era stata una cesura, l'avevano dimenticata in un certo senso, oppure volevano dimenticarla, insomma, si ritenevano discendenti diretti dei micenei, mentre c'erano state altre migrazioni che rendono la questione più difficile, cioè l'immigrazione, cioè il muoversi dell'immigrazione ionica, l'immigrazione dorica, dei dori, gli spartani, i lacedemoni, che saranno protagonisti della lezione della prossima settimana della guerra del Peloponneso, sono dori. Gli ateniesi sono della Ionia, sono i campioni della Ionia. L'opposizione tra ateniesi e lacedemoni, o come li chiamiamo noi generalmente, ateniesi e spartani, è anche un'opposizione etnica, come diciamo noi. Spesso la si traduce nella guerra del Peloponneso, nelle storie di Tucidide, opposizione di razza, forse non in maniera propria, ma certamente un'opposizione etnica, perché avevano, per quanto parlassero lingue greche, queste popolazioni erano lingue diverse, si capivano, ma erano lingue diverse. Bene, comunque invece i greci, gli abitanti, o buona parte di loro, dei greci che abitavano la penisola greca nell'VIII secolo, VIII-VII secolo avanti Cristo, si ritenevano discendenti degli Achei che avevano combattuto la guerra di Troia. Perciò una tradizione culturale fortissima riprende continuamente episodi della guerra di Troia per veicolarli ovunque, in tutto il mondo greco e anche oltre, tanto che noi troviamo vasi, ecco, noi ripercorriamo in qualche minuto le vicende dell'Iliade, spero di riuscire a non prendermi troppo tempo, li vediamo proprio attraverso vasi o opere d'arte, anche molto posteriori a quelle della Grecia, prodotte nella Grecia arcaica o classica, che ci permettono di vedere insieme che cosa accade nel poema. Allora, come tutto comincia? Tutto comincia nell'accampamento degli Achei, che è flagellato da un'epidemia, sì, la si chiama anche peste, un contagio, muoiono uomini. Quando capita un male di questo tipo si dice è Apollo che lancia le sue frecce. Apollo è adirato con gli Achei. Perché? Che cosa è capitato? È capitato che Agamennone abbia rapito, abbia preso in quanto bottino di guerra la figlia del sacerdote, di un sacerdote di Apollo, Crise. E Crise si rivolge ad Agamennone, lo vediamo qui, Crise che supplica Agamennone per la restituzione della figlia e Agamennone si rifiuta. Questo è interessante, così cominciamo a introdurre qualche elemento in più. Chi sono questi Achei? Che rapporti c'erano fra loro? Perché combattevano come combattevano? Ecco, perché combattevano noi non lo sappiamo, l'ho detto prima. La causa manifesta, più volte ricordata, ribadita nell'Iliade, è il rapimento di Elena. Ma chi è Agamennone? Agamennone viene chiamato il re degli Achei, ma gli Achei avevano un singolo unico re, non propriamente, anche Achille è un re, anche Menelao è un re, anche Ulisse
Odisseo è un re e dunque viene da pensare che al di là dell'essere capi della propria gente, della propria regione, della propria città, queste che possiamo chiamare anche tribù forse di Achei, di Micenei, si fossero dati anche un unico re di cui riconoscevano il predominio, la potenza, insomma. Esisteva un rapporto di lealtà, in un certo senso, che dovremmo specificare rispetto a questo re, a questo grande re, Vanax o Wanax, questo è il suo titolo, che risulta peraltro, anche nel mondo troiano, dal nome con cui è chiamato il figlio di Ettore. Il figlio di Ettore è Scamandrio, dal nome del fiume, di uno dei fiumi che scorre vicino a Troia. Ma a Ettore, diciamo in famiglia, Scamandrio è chiamato Astianatte. Il nome Astianatte contiene Anax, appunto è il re della città. Astianatte sarebbe re della città. Per cui cioè, noi abbiamo in greco, nel greco più vicino a noi, re è Basileus, e viene utilizzato questo termine. Ma Agamennone probabilmente non è soltanto Basileus, cioè capo delle sue genti, cioè i Micenei, o forse gli abitanti di Arco, c'è un'incertezza nel mito, perché di mito si tratta, se Agamennone regnasse su Micene o su Argo. Quindi Agamennone non regna solo sugli Argivi, ma regna, in un certo senso, è Vanax o Wanax di tutti gli Achei. Dunque, dicevamo, il sacerdote Crise si rivolge ad Agamennone per chiedere che gli venga restituita la figlia, che con, insomma, forse scarsa fantasia, ma questo ci dice qualcosa sulla considerazione delle donne, forse è chiamata Criseide. Bene, Agamennone, qui vediamo in un'immagine Crise, che non riesce a ottenere ciò che chiede e invoca, lui è sacerdote di Apollo, e invoca sugli Achei la punizione di Apollo, ed è il flagello appunto. Che cosa accade a questo punto? Ecco, a questo punto la vicenda diventa per noi, per questa nostra lezione, interessante, perché l'Iliade comincia, lo sapete perfettamente, con l'ira di Apollo, l'ira di Achille. Perché? Perché Achille si rivolge ad Agamennone dicendo: grande re, ora lo vedremo insieme tra poco, questi mali che affliggono il nostro esercito dipendono dal tuo rifiuto. Dunque restituisci a Crise la figlia e le cose si aggiusteranno. Agamennone accetta di farlo, ma a quale prezzo? Un prezzo che scatenerà l'ira di Achille e da questo verranno molti mali agli Achei. E la vicenda dell'Iliade si ruota tutto attorno a questa ira, a questa sconfinata rabbia di Achille e a come poi le cose si risolvono rispetto ad essa. Andiamo rapidamente a vedere che cosa succede. Achille si ritira dalla battaglia. Sapete, Achille non è l'unico, sia chiaro, non è soltanto mortale, certo è mortale, ma è figlio di una dea, della dea Teti. E allora un Achille rabbiosissimo, quando Achille si arrabbia quasi impazzisce di rabbia, la madre lo sente, la dea Teti è una dea del mare, lo sente, si rivolge al figlio dicendo: come mai sento il tuo dolore, che cosa è accaduto? Il figlio le spiega e le chiede di rivolgersi a Zeus perché costringa Agamennone a tornare sui propri passi, a tornare sull'offesa che gli ha fatto. E qui vedete Teti che si rivolge a Zeus. È una parte bellissima dell'Iliade in cui Zeus non risponde propriamente a Teti. Zeus fa un cenno col capo, che significa lo farò. Un cenno col capo. Lui è il padre degli dèi e questo significa che il destino è scritto. L'esercito degli Achei incontrerà enormi difficoltà, arriverà a un passo dall'annientamento. E a quel punto Achille potrà
vedere Agamennone, potrà vedere Agamennone, tornare sui propri passi. E a quel punto le sorti della battaglia potranno invertirsi. Ma molto capiterà, naturalmente. E ci saranno scontri furiosi, molto sangue scorrerà. Questi scontri però non sono mai scontri di schiere. Noi non abbiamo la rappresentazione di soldati al plurale contro altri soldati, mai nell'Iliade. Noi abbiamo scontri tra singoli, sono duelli tra campioni, tra eroi. Qui vedete, come potete leggere, Diomede, grande eroe dell'esercito acheo, che ferisce Enea, e come spesso accade, questi eroi sono sostenuti da dei o dee, tipicamente Atena dalla parte degli Achei e, a seconda dei casi, Apollo o Afrodite dalla parte dei Troiani. Combattimento attorno al cadavere di Patroclo, arriveremo un passo alla volta. Patroclo chi è? Lo sappiamo tutti, il compagno di Achille. L'uomo che Achille ama, forse anche di un amore omosessuale, non siamo necessariamente spinti a credere che sia così, certamente è un amore enorme, quasi sconfinato, ma vi ho detto, in Achille tutto è fuori da ogni proporzione. Quando Achille combatte, nessuno può resistergli. Quando Achille si arrabbia, la sua ira travalica qualsiasi confine. Quando Achille si addolora, il suo pianto è al di là di ogni estenuazione. E anche il suo legame con Patroclo è un legame che supera per dimensioni, persino la tipicità. Perché questo legame tra amici commilitoni, un legame a due, è tipico del mondo greco arcaico e verrà ripreso almeno fino all'età omerica, diventerà un topos persino letterario, lo sappiamo. Che cosa capiterà? Capiterà che l'esercito dei Troiani, per il volere di Zeus, avrà il sopravvento sugli Achei. Achille sarà sempre adirato e resterà nella sua tenda, viene chiamata tenda. Per la verità era un grande padiglione costruito in legno, recintato, e Achille abitava come tutti gli altri capi, perché si erano sistemati per anni per affrontare una guerra lunga anni, altro che te, non dobbiamo immaginare una tenda canadese, ovviamente, non nulla di più lontano dalla realtà, anche per come ci viene descritta dall'Iliade. Comunque, questi padiglioni sono vicini alle navi degli Achei, sono letteralmente a riva. I Troiani si avvicinano, gli Achei si spaventano, Patroclo con loro, e dice basta, ad un certo punto dobbiamo fare qualche cosa. Patroclo convince Achille a farsi dare le sue armi, le armi di Achille, in modo da scendere in combattimento, venendo scambiato per Achille, in modo da seminare il panico. Questo capita, ma Patroclo viene fronteggiato da Ettore e sconfitto con l'aiuto di Apollo. Altra scena penosissima, è terribile vedere come Apollo spoglia Patroclo delle armi, letteralmente lo lascia nudo di fronte ad Ettore, privo di armatura. Patroclo non può che essere ucciso, così capita, e i guerrieri si contendono il suo corpo, se lo contendono per portarselo via, come preda i Troiani, naturalmente, e per riportarlo tra le navi degli Achei, per riportarlo ad Achille, i Greci. Qui vediamo una scena più volte ricordata, quando si parla di Iliade questa scena viene più volte ripresa, Achille che cura Patroclo, sebbene questo episodio nell'Iliade non compaia, però è una scena molto tenera, e la tenerezza, insomma, nell'Iliade compare raramente. Che cosa fa Achille quando viene a sapere della morte di Patroclo? Oltre che provare un dolore quasi indescrivibile, si fa di nuovo aiutare dalla madre Teti per tornare questa volta a combattere. Ecco, Zeus ha accettato la richiesta di Teti, ma il prezzo da pagare per Achille è anche altissimo, la perdita del suo amico,
del suo compagno. E Achille non ha più armi però, perché ricordate, Apollo ha spogliato Patroclo ed Ettore ha preso le armi di Patroclo, che erano le armi di Achille. A questo punto Teti si reca da Efesto, il dio Vulcano nella tradizione latina, il dio Zoppo, colui che è il fabbro degli dèi, e si fa forgiare nuove armi per il figlio. Ed è questo uno degli episodi dell'Iliade più ricordati, lo straordinario scudo di Achille, che è uno scudo che non può essere rappresentato se non forse al cinema, perché è uno scudo vivente, dà l'impressione di essere vivente, perché in questo scudo le scene si muovono, è uno scudo che è un microcosmo, c'è il mondo nello scudo di Achille. Dunque Efesto forgia lo scudo, forgia l'armatura, gli schinieri, i gambali, forgia un nuovo elmo, Teti li porta ad Achille, Achille con queste nuove armi torna a combattere. Badate, Achille si infuria all'inizio del poema, torna a combattere al 19° canto, 19° su 24. Cioè, tutto ciò che è capitato nel mezzo capita avendo Achille sempre sullo sfondo, Achille irato sempre sullo sfondo, con gli Achei che cercano in qualche modo di avere la meglio su troiani che comunque avanzano, ciò che non capitava prima quando Achille combatteva con loro. Achille torna a combattere e sconfigge Ettore, lo uccide. Achille è troppo forte. Ettore, tra l'altro, è un mortale, è un grande eroe, il più forte dei figli di Priamo, il più forte di tutta la compagine troiana, ma non può nulla contro Achille. Achille lo spaventa al punto che Ettore si... una scena anche questa terribile. Ettore fugge, corre attorno alla città di Troia per 3 volte e al 4° giro, ingannato da un dio, si ferma, credendo di aver trovato aiuto in un compagno. Questo compagno era un dio che poi scompare, lasciandolo lì di fronte ad Achille. Ettore sa perfettamente che quello è il momento della sua fine. Così capita anche abbastanza rapidamente. E che cosa avviene poi? Achille lega i piedi di Ettore dai tendini al suo carro e lo trascina per portare oltraggio al suo cadavere. È una delle parti più violente dell'Iliade, più barbariche, se noi vogliamo, è detto per degli Achei, cioè quelli che i greci prendevano come i loro antenati, è forte, perché sapete che la parola barbari ci viene proprio dal greco. I greci chiamavano tutti gli stranieri barbari. Noi chiamiamo barbare le usanze che ci paiono arretrate. Bene, Achille trascina il corpo di Ettore, lo vedete anche qui in questa rappresentazione ancora più bella, e vedete, come potete leggere, che sulla destra, esatto, anche voi lo vedete in questo modo, c'è il tumulo che è stato eretto per Patroclo, dove il corpo di Patroclo è stato dato alle fiamme, i cadaveri venivano inceneriti, una cremazione, e le ossa di Patroclo erano state raccolte in un vaso d'oro, in attesa che nello stesso vaso fossero messe le ossa di Achille, quando sarà il tempo per Achille di morire. Perché Achille deve decidere del suo destino, è un destino che Achille conosce: o morire dopo essersi coperto di gloria su quella stessa pianura di Troia, davanti alle mura di Ilio, o tornare a casa, nella sua nativa Ftia in Tessaglia, con tutta probabilità, ma condurre una lunga vita priva di gloria, cioè arrivare alla tarda età, come diremmo noi, alla vecchiaia, ma privo di gloria. Achille sceglie la gloria. E dunque lui sa che dovrà morire dopo Patroclo, dopo Ettore dovrà morire anche Achille, per quanto non sappia come, non possa sapere come. Per cui l'urna che accoglie le ossa di Patroclo dovranno accogliere insieme a quelle ossa anche quelle di Achille. Ma Achille fa erigere un tumulo, no? Fa costruire un tumulo in onore di Patroclo, e vedete lassù Patroclo che si muove come questa creaturina che attende che Achille gli mostri di avergli reso, ecco,
con un termine che per noi è fuori luogo, di avergli reso giustizia, cioè di aver ucciso chi lo ha ucciso. E dopo che Achille ha oltraggiato il corpo di Ettore in questa maniera, che cosa ne fa? Continua a oltraggiarlo, lo porta nel suo padiglione, lo tiene lì e per 12 giorni lega il cadavere al suo carro e gira attorno alla tomba di Patroclo. Pare che questa usanza in Tessaglia sia durata molto a lungo. Un uomo ucciso viene tumulato, si uccide il suo nemico e poi si compiono giri per onorare il defunto, mostrandogli come si tratta, come viene trattato colui che lo ha ucciso. Nuove usanze che per noi suonano molto barbare. Achille lo fa ovviamente senza alcuna pietà. Allora, nell'Iliade la pietà sostanzialmente non esiste. E la vicenda dell'Iliade si chiuderebbe qui, diciamo, se non fosse che c'è Priamo, come vedete in questa immagine, sconvolto dal Priamo re di Troia, sconvolto per la perdita di tanti figli, di cui Ettore era il migliore, che, incoraggiato dal volere divino, con l'aiuto di Hermes, forse il solo dio che nell'Iliade appaia persino simpatico, forse l'unico, perché tutti nell'Iliade sono spesso furibondi o arrabbiati o vicini ad arrabbiarsi, anche gli dèi, e gli dèi fanno guerra tra di loro e Zeus vuole che facciano guerra tra di loro. Dunque Priamo, invitato da Dio, da Zeus, si avventura da solo, avendo al suo seguito soltanto un vecchio servo, fino alla tenda, come viene chiamata, al padiglione di Achille, per chiedergli di restituire il corpo di Ettore. A quel punto Achille acconsente, ormai la vicenda si può chiudere, e Priamo può riportare il corpo di Ettore a casa e, quello che noi diciamo, fargli il funerale. E l'Iliade si chiude in questo modo, con il funerale, le onoranze funebri al grande Ettore caduto, il più forte degli eroi troiani. Dunque, molti di noi, credo, hanno letto l'Iliade nella traduzione prima ottocentesca di Vincenzo Monti, che è rimasta un classico, è la più classica delle traduzioni dell'Iliade, è rimasta a lungo nelle antologie scolastiche. Io l'Iliade l'ho letta nella traduzione, la prima volta l'ho letta nella traduzione di Vincenzo Monti. È una traduzione che cui si rimprovera di essere poetica su un'opera già di poesia, per cui tende a librarsi molto in alto e a farsi, qui gioca a un ruolo anche la distanza temporale, molto astratta, troppo distante dalla concretezza del sangue che viene versato continuamente. Per cui noi questi versi li conosciamo, ci sono nella mente. Canta, mio diva, del Pelide Achille, l'ira funesta, che infinite addusse lutti agli Achei, eccetera, eccetera. Io ho preferito, nelle dispense che ho preparato per voi e che grazie alla Casa Amata avete, un'altra traduzione, perché ci sono oggi disponibili altre traduzioni. Ci fu una traduzione, mi pare, se non sbaglio, non saprei se negli anni 20 del Novecento, circa un secolo fa, del grecista Ettore Romagnoli, ma soprattutto quella che ha, diciamo, spodestato la traduzione di Vincenzo Monti anche nelle antologie scolastiche è la traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, per i tipi dell'Einaudi, fortemente voluta da Cesare Pavese, dei primi anni 60 del secolo scorso. Per cui noi, c'è stato ad un certo punto, viene da dire anche finalmente, disponibile oltre alla traduzione di Vincenzo Monti anche quella di Rosa Calzecchi Onesti. Bene, dagli anni 60, dai primi anni 60, sono passati decenni, oggi ci sono molte traduzioni disponibili dell'Iliade. Io ho scelto quella di Giovanni Cerri, che è pubblicata per i tipi della Rizzoli, della Bur Rizzoli, che come vedete è diversa, insomma, da quella di Monti, per cui
diventa l'inizio dell'Iliade, diventa canta Odea l'ira di Achille, figlio di Peleo, rovinosa che mali infiniti provocò agli Achei, e molte anime forti di eroi sprofondò nell'Ade, e i loro corpi fece preda dei cani e di tutti gli uccelli. Si compiva il volere di Zeus dal primo istante in cui una lite divise l'Atride, Agamennone, figlio di Atreo, patronimico, no? Come Achille è Pelide in quanto figlio di Peleo, Atride è signore di popoli, ciò che vi dicevo prima, non è soltanto signore del suo popolo, degli Argivi o dei Micenei, ma in un certo senso, di cui a noi sfuggono propriamente i contorni, signore anche di altri popoli, di tutti gli Achei, ed Achille divino, la lite tra Agamennone ed Achille. Prima di venire alla dispensa e di leggere insieme, perché insomma tutto il resto, io vorrei dedicare tutto il resto di questo nostro incontro, che non è molto poi perché ovviamente il tempo è passato, a leggere qualche cosa per darvi anche il senso del titolo che ho scelto per questa lezione, per gloria e preda, ma vedete già da questi versi che abbiamo appena letto insieme, che sono ancora qui, l'idea della gloria e l'idea della preda, sempre presenti, onnipresenti nell'Iliade. Ecco, vediamo qualcosa su questi eroi. Nell'Iliade ci manca molto, noi sentiamo la mancanza delle cause della guerra, perché non possiamo credere che una guerra di queste proporzioni sia stata generata da un fatto che noi riduciamo al privato, per quanto un fatto grave, il rapimento di una donna da parte di un uomo che implica che l'offeso vada a riprendersi la moglie. Questo è un motivo comune che troviamo persino in Erodoto. Il primo storico, diciamo, VI secolo avanti Cristo, anzi già V secolo avanti Cristo, già V secolo, che nelle sue storie mette molti di questi miti, quasi che fossero reali cause, e torna a questo motivo continuamente del rapimento di una donna da parte di qualcuno e della necessità del marito legittimo di andarsi a riprendere la moglie e di fare guerra per riprendersela. Troviamo sempre questo motivo. Ma questa è una delle ragioni delle mancanze, delle grandi mancanze che noi avvertiamo nell'Iliade. Qual è l'altra grande ragione? L'Iliade è un poema epico, no? E di questo primo epos, Iliade e Odissea, che cosa salta all'occhio di noi lettori moderni? È la mancanza di complessità psicologica degli eroi, dei personaggi. Achille, Agamennone, Menelao, lo stesso Odisseo, che pure è più complesso, ma la sua complessità si vedrà meglio nell'Odissea, appunto, nel poema a lui dedicato. Ma persino Priamo, dalla parte dei troiani, Priamo, Ettore, sono in un certo senso poveri di psiche, non hanno una psiche, ci appaiono quasi incapaci di pensare. Ma la cosa, l'impressione che noi ne abbiamo è giustificata dal fatto che nella lingua omerica mancano termini per indicare la scelta deliberata, mancano termini per indicare il giudizio ponderato. Questi eroi, Achille in testa, che è il campione di questo modello, non sanno ponderare a freddo, non sanno pensare in un certo tempo, sembrano mancare degli strumenti per farlo. Non è un caso che, come manchino termini che saranno aristotelici, cioè che verranno nel V o IV secolo, se ci si riferisce ad Aristotele e non a Platone, addirittura IV secolo avanti Cristo, mancano di proairesi, scelta. Loro propriamente, in quanto soggetti, non scelgono, mancano di capacità di deliberare, non ce l'hanno. E come fanno a muoversi in un senso piuttosto che in un altro, se mancano della possibilità di dialogare con se stessi, possibilità che noi abbiamo, noi ci rivolgiamo a noi stessi quando siamo indecisi. Che cosa devo fare? Come mi devo determinare? Aristotele ci insegnerà, poi ovviamente il pensiero si è molto raffinato dai tempi di Aristotele, d'accordo, ma Aristotele approfondirà nell'Etica Nicomachea queste questioni. Come noi arriviamo a un giudizio ponderato, noi esseri umani,
Aristotele lo attribuisce soltanto agli esseri umani questa capacità, no, e soltanto agli esseri umani adulti, peraltro, e maschi, perché le donne ne mancano in buona misura. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, questi eroi ne sono completamente sprovvisti. Allora, come fanno a determinarsi in un modo piuttosto che in un altro? Questi eroi parlano dell'intervento di forze esterne, e dunque spesso divine, o forze demoniache, che li portano in un senso piuttosto che in un altro, ma non avvertono al loro interno l'agitarsi di qualche cosa? Sì. E a quale parti del corpo lo riferiscono? Lo riferiscono alle frenes, che forse sono, probabilmente sono i polmoni, lo riferiscono al fegato. Queste alcune espressioni sono rimaste anche per noi, no? Perché quando proviamo un'emozione forte, noi la proviamo anche fisicamente, ed è ineluttabile che noi la proviamo anche fisicamente, una stretta allo stomaco, lo stomaco in subbuglio. E poi soprattutto, insieme a polmoni, probabilmente, e fegato, un termine che noi fatichiamo a tradurre in senso proprio, che è thumos. Ora, thumos ha una parentela con il latino fumus, tanto che qualcuno ha pensato che thumos indichi non qualcosa di immateriale, ma qualcosa a metà tra il materiale e l'immateriale, che è il respiro. Perché? Perché termini vicini a thumos sono thumia, che significa profumo, odore, forte, thuella, che significa tempesta, cioè qualcosa che soffia con grande energia. Per cui ci si riferisce con la parola thumos a questo ambito del respiro in diversi modi. Come però si traduce per lo più nelle nostre lingue il termine thumos, cui gli eroi si rivolgono, che gli eroi chiamano in causa quando dicono il mio thumos mi dice di, il mio thumos mi porta a fare questo piuttosto che quest'altro? Lo si traduce come animo, lo si traduce come volontà, compiendo un'operazione che per noi è quasi inevitabile, perché noi appariamo a noi stessi più strutturati dal punto di vista psichico di quanto appaiano questi eroi. Ora, di nuovo, l'Iliade è una rappresentazione per noi essenzialmente letteraria, ma diciamo poetica, così cerchiamo di includere in questo anche il modo in cui l'Iliade era percepita dai contemporanei di Omero. È una rappresentazione artistica. Noi non riusciamo davvero a pensare che nel 1300 avanti Cristo gli esseri umani, maschi perlomeno, mancassero davvero di una dimensione psichica, così come è evidente che ne manchino gli eroi di Omero. Però la rappresentazione che ne abbiamo è questa. E questo rende possibile a questi eroi essere straordinariamente brutali, io non riesco a trovare un altro termine, di una crudeltà che in noi desta scandalo. Se voi leggete l'Iliade, ma le scene raccapriccianti si susseguono a un ritmo stupefacente. Stupefacente. Quando Achille, compresi i sacrifici umani, quando Achille deve rendere onore al cadavere di Patroclo, non solo sacrifica degli animali, compresi cani a lui vicini, tipico. Io sgozzo due, mi pare fossero, cani che erano proprio i suoi, te li metto vicino perché brucino insieme a te, ma sgozza 12 bambini, devono essere fanciulli, non adulti, devono essere rigorosamente fanciulli troiani, rapiti da alleati dei troiani. Non esiste nell'Iliade alcun giudizio morale di azioni di questo tipo. Non ce n'è briciola, non ce n'è traccia. Questi eroi, oltre a mancare di una psiche propriamente detta, come noi la qualifichiamo, mancano di un senso morale come noi ci riferiamo adesso immediatamente. E quando parlano di onore, è sempre un onore guerriero. Quando parlano di giustizia, significa che io devo ripagare con la stessa misura colui che mi, nello stesso modo colui che mi ha offeso. Ed è così che si è uomini. Non c'è altro modo. Coprirsi di gloria, quando è possibile farlo,
pena la vergogna, e così poter essere chiamati uomini tra altri uomini, degni di essere chiamati uomini tra altri uomini. Dunque questi eroi si rivolgono al loro thumos quando si tratta di determinarsi. Io sento che il mio thumos mi porta in questa direzione piuttosto che in un'altra. E ora, se vogliamo, rapidamente, vediamo se è possibile qualche cosa di come si genera l'ira di Achille. Andiamo a pagina 2, insomma, diciamo, libro primo. Vedete, Agamennone prende per sé Briseide, ecco, vi ho detto, Agamennone ha dovuto restituire Criseide al padre Crise, e allora Achille si era rivolto a lui perché lo facesse. E Agamennone che cosa gli dice? Ora lo vediamo. Agamennone gli dice: d'accordo, io lo faccio, ma tu ti rivolgi a me in questo modo? Allora ti ripago nello stesso modo, perché io sono il re dei re. E se sono obbligato a restituire ciò che è nel mio bottino, io devo in qualche modo rifarmi. Devo rifarmi su qualcuno di voi che in un certo senso mi siete sottoposti. Allora, vediamo dalle dispense, insomma, alcune parti le ho messe anche in questo PowerPoint, ma non tutte. Dal verso, direi, 116. Qui Agamennone che parla. Tuttavia, siamo a metà. Tuttavia io voglio ridarla se questo conviene. Agamennone parla di Criseide. Tuttavia io voglio ridarla se questo conviene. Che sia salvo l'esercito, scelgo non che perisca. Ma preparatemi subito un premio, che io non sia il solo a restare senza compenso fra gli uomini di Argo, no? Agamennone parla degli Achei spesso come di argivi. Che non è bene che io, Agamennone, resti solo privo di un premio. Questa è un'iperbole. Agamennone ha un bottino enorme dalla guerra, ma privarsi anche solo di una piccola cosa per lui non è neppure tanto piccola, lo vediamo tra poco, perché lui tiene molto a Criseide. Non è bene privarsene, dice, non è bene che io solo ne resti privo. Questo tutti voi lo vedete, il premio che mi va in malora. Qui siamo sempre nella traduzione di Giovanni Cerri. Gli rispondeva allora Achille divino dal piede veloce, no? Queste sono quelle qualifiche degli Achille, sempre dal piede veloce. Gloriosissimo Atride, fra tutti il più avido, come possono darti un premio gli Achei generosi? Non ce ne sono molti che noi sappiamo ancora in comune. Allora si faceva una razzia, si metteva a ferro e fuoco una città, e lo avevano fatto più e più volte, si raccoglie un bottino, questo bottino resta in comune, ma poi deve essere diviso fra i capi. E come? Beh, a seconda della gloria di ognuno, a seconda della grandezza di ognuno. Agamennone se ne prendeva sempre la parte maggiore. Quanto nelle città predammo, tutto è diviso. E non va che l'esercito lo rimetta insieme a spartirlo di nuovo. Ma lei adesso, parla di Criseide, Achille, ma lei adesso cedila al Dio, Apollo. In seguito noi altri Achei 3-4 volte ti ricompenseremo, seppure Zeus un giorno, sono a pagina 3, ci darà di espugnare la città di Troia dalle belle mura. A lui di rimando diceva il potente Agamennone: no, per quanto valente Achille divino, non ingannarmi così con l'astuzia, non me la fai e non mi convinci. Dunque tu vuoi, per tenerti il tuo premio, che io invece così ne resti privato e mi esorti a restituire costei? Certo, se mi daranno un premio gli Achei generosi, adeguandolo al mio desiderio, che sia di pari valore. Vedete di nuovo sempre questa dimensione che a noi sfugge, cioè si fa una guerra di 10 anni sempre con questa idea, che, ripeto, onnipresente nell'Iliade, nel fare bottino. È qualcosa che nelle guerre moderne non è altrettanto presente. Le ragioni geopolitiche di una guerra di oggi non contemplano il fare bottino in questa maniera. No, qui significa proprio rapinare le città, arraffare il vasellame, gli ori, i gioielli, i beni materiali e portarseli a casa a proprio onore,
come predare, un altro luogo comune, predare sempre le armi del nemico ucciso. Ci sono moltissimi eroi, moltissimi guerrieri, protagonisti di scene di combattimento dell'Iliade, che restano uccisi mentre, dopo avere ucciso, sono intenti a spogliare il nemico delle armi. E allora sopraggiunge un altro e li uccide a sua volta. È un motivo quasi classico. Questi guerrieri non possono fare a meno del predare, del sottrarre le armi, l'armatura, lo scudo, la lancia, la spada, l'elmo, al nemico che hanno ucciso. Si fa la guerra anche per questo, per la propria gloria personale. Anzi, l'idea vincente nell'Iliade, l'idea predominante, è che la si fa quasi esclusivamente per questo. Cioè, Achille non è andato a Troia a combattere per altri interessi se non la sua gloria personale. Che Elena venga restituita al marito gli importa fino a un certo punto, per non dire praticamente nulla. Achille desiderava andare a combattere per coprirsi di gloria e portare a casa preda. Dunque tu vuoi per tenerti il tuo premio che io invece così ne resti privato e mi esorti a restituire costei? Certo, se mi daranno un premio gli Achei generosi, adeguandolo al mio desiderio, che sia di pari valore. Ma se non lo danno, sentite, me lo vengo a prendere io stesso, o quello tuo, o il premio di Aiace, e si riferisce quasi certamente ad Aiace Telamonio, Aiace figlio di Telamone, il più forte degli Achei dopo Achille, o quello di Odisseo. Me lo prendo e me lo porto, fra parentesi, via, me lo porto nella mia tenda, e si terrà la rabbia colui da cui vado. Ma su, a questo penseremo anche dopo. Ora invece una nave nera, le navi sono sempre nere, le navi nere degli Achei. Via, tiriamo nel mare divino, mettiamoci rematori a sufficienza e un'ecatombe imbarchiamo, e lei stessa, Criseide dalle belle gote, facciamo salire. Uno sia capo, un uomo assennato, Aiace o Idomeneo o il divino Odisseo, o tu Pelide, di tutti il più micidiale, per propiziarci il saettatore Apollo, il lanciatore di frecce, di saette, compiendo i riti. A lui, guardandolo storto, disse Achille, veloce nei piedi. Il tono con cui si parlano questi eroi non ha nulla a che fare con la lealtà, con i rapporti ben disciplinati, gerarchici di un esercito moderno, sia chiaro. Ah, rivestito di impudenza, esoso nell'anima, come può volentieri un Acheo obbedire ai tuoi comandi per mettersi in marcia o affrontare con forza i nemici? Io non sono venuto per i troiani armati di lancia a combattere qui, che di nulla mi sono colpevoli. I troiani a me non hanno fatto proprio nulla. Non m'hanno certo rubato le vacche e nemmeno i cavalli, né mai sono stati a Ftia, la capitale da cui lui viene, piccola capitale, insomma, possiamo immaginare, forse poco più di un paesetto, fertile e popolosa, a devastare i campi, perché tra qui e lì, tra Ftia e Troia, ci sono troppi monti ombrosi e mare fragoroso. Ma te, sfrontatissimo, te Agamennone, abbiamo seguito per i tuoi comodi a mietere gloria per Menelao e per te, faccia di cane, a danno dei troiani, del che non ti curi né ti preoccupi, e invece tu proprio minacci di togliermi il premio per cui molto ho penato e me l'hanno donato i figli degli Achei. Tutti riconoscono che io ho combattuto ferocemente per il mio premio e loro me l'hanno donato. E tu ora vuoi toglierlo a me per eseguire i comandi di un dio? Mai ho un premio pari a te, quando gli Achei distruggono una città ben popolata dei troiani. Non c'era solo Troia, sia chiaro, molte città alleate, e gli Achei ne avevano già espugnate molte, altrimenti non si spiegherebbe come potessero la logistica, no?
Come potevano continuare a sopravvivere 10 anni di guerra? Gli Achei facevano bottino, si impossessavano di città e di ciò che rimanevano, facevano dei tributari, si facevano consegnare cibo, si facevano consegnare doni, si facevano consegnare ricchezze, perché erano lontani da casa e dovevano comprarsi le cose per poter sopravvivere. Ma la maggior parte della guerra faticosa le fanno le mani mie. Se poi una volta c'è da dividere, a te va il premio di molto maggiore, ed io uno piccolo, tutto mio, ma piccolo, me ne riporto alle navi, dopo essermi sfiancato a combattere. Qui siamo davvero a un confronto tra singoli, non c'è la grande dimensione dell'esercito, non c'è la disciplina, non c'è la gerarchia nell'Iliade, non ci sono neanche gli eserciti. Non ci sono, ve l'ho detto, schiere che si oppongono ad altre schiere, se non nei numeri. Sono sempre singoli campioni che si oppongono ad altri singoli campioni. Ma ora me ne torno a Ftia, perché è certo assai meglio tornarmene a casa sulle navi ricurve, né ho intenzione di restare qui disonorato a procacciarti benessere e ricchezza. Gli rispondeva allora Agamennone sovrano: fuggi pure se la voglia ti spinge, né certo io ti prego per me di restare. Al mio seguito ci sono anche altri che mi faranno onore. Quello è il motivo per cui si è lì a combattere, perché ci si faccia vicendevolmente onore, salvo che Agamennone, che è il re dei re, il capo dei capi, beh, lui riceve onore da tutti. Ma soprattutto Zeus sapiente, ci penserà Zeus a rendermi onore. Il più odioso mi sei fra i re alunni di Zeus. Sempre ti è cara la lite, le guerre e le battaglie. Se molto sei forte, questo in fondo è dono d'un dio. Achille è figlio di una dea. Tornato a casa con le navi tue e con i tuoi compagni, sopra i Mirmidoni, che sono coloro su cui Achille, o meglio il padre di Achille, Peleo, regna, ma io di te non mi curo e non tremo della tua ira, anzi, voglio minacciarti così: dato che a me Febo Apollo ritoglie Criseide, la spedirò con la nave mia e con i miei compagni, ma io mi porto via Briseide dalle belle gote, anche Briseide alle belle gote come Criseide, venendo in persona alla tenda, lei il tuo premio, che tu sappia bene quanto sono più forte di te. Agamennone vuole umiliare Achille. E chiunque altro rifugga di mettersi a pari con me ed eguagliarmisi a fronte. Così disse il Pelide, Achille, figlio di Peleo, provò dolore e il cuore a lui nel petto villoso ondeggiò tra due idee. È qualcosa che si agita al suo interno, non c'è una teoria della mente nel mondo greco. Questo mondo non c'è una teoria della mente, bisognerà attendere fino al quinto, quarto secolo avanti Cristo, cioè al tempo di Platone più ancora che Socrate, Platone ed Aristotele, perché cominci a delinearsi una vera e propria teoria della mente nel mondo greco, che noi abbiamo ereditato, la chiamiamo la grande filosofia classica. Perciò Achille sente al suo interno, a livello del cuore, agitarsi qualche cosa. Ora, se volete, siamo già andati più avanti su questo. Ecco, il Pelide provò dolore, il cuore a lui nel petto villoso ondeggiò tra due idee: se, sfoderando dal fianco la spada affilata, gli altri scansare e scannare l'Atride lì seduta stante, oppure bloccare la bile e trattenere il furore. Mentre questo agitava nel petto e nell'animo e andava sguainando la grande spada, cioè Achille si stava determinando, perché qualcosa si agitava al suo interno, verso l'uccidere Agamennone lì per l'offesa che gli stava facendo, di fronte a tutti, sia chiaro, perché ci sono tutti i capi lì ad ascoltarli. È un'assemblea dei capi, quella in cui ci muoviamo, insomma, in questo momento. Sopraggiunse Atena, che è la dea che protegge gli Achei e che protegge in particolare Achille, giù dal cielo. Atena, ricordate, ce l'aveva con i troiani perché pare di troiano.
E Paride aveva preferito a lei Afrodite, Afrodite che gli aveva promesso la bella Elena. L'aveva mandata la dea dalle bianche braccia, Era, l'altra dea, offesa dalla scelta di Paride. Ambedue amando in cuor suo egualmente ed avendone cura, cioè Era ama sia Agamennone che Achille, non vuole dunque che Achille furibondo uccida Agamennone. Gli stette alle spalle, la dea si pone alle spalle di Achille, afferrò il pelide per la chioma bionda, Achille ha lunghi capelli biondi. I bambini, i ragazzi in Grecia si facevano crescere i capelli, e questi capelli, in questa Grecia, la Grecia molto arcaica, la Grecia micenea, si facevano crescere i capelli che venivano tagliati in prossimità dell'età adulta. Achille è arrivato, salito sulle navi per andare a combattere a Troia quando era ancora un giovinetto, e lui ha conservato i capelli lunghi da allora, non se li è mai tagliati. Per cui ora, al di là del fatto di essere biondo, chiamato biondo, e magari lo era, ha capelli molto lunghi. Gli stette alle spalle, afferrò il pelide per la chioma bionda, a lui solo mostrandosi. Degli altri nessuno la vedeva, nessuno vedeva. Trasalì Achille, si volse e subito riconobbe Pallade Atena. Terribili gli apparvero gli occhi di lei. Atena ha occhi azzurri, è la dea dagli occhi azzurri. E articolando la voce le rivolgeva parole che volano. Perché mai sei venuta figlia di Zeus, portatore dell'Egida? L'Egida è questo, probabilmente uno scudo, una pelle di capra che è simbolo della forza di Zeus, insomma, è un simbolo molto antico che viene portato a volte anche dalla stessa Atena. Forse per assistere al sopruso di Agamennone Atride, ma io te lo dico e credo proprio che questo avverrà, per le sue prepotenze presto perderà la vita. A lui disse di rimando la dea dagli occhi azzurri, Atena, io sono venuta a frenare il tuo slancio, se mi obbedisci, giù dal cielo. Mi ha mandato la dea dalle bianche braccia, Era, amando ambedue, amando in cuor suo egualmente e avendone cura. Ma su, metti fine alla lite e non estrarre la spada con la tua mano, ingiurialo invece a parole, digli come andranno le cose, infatti così ti predico e questo avrà compimento. Ci saranno un giorno per te splendidi doni, tre volte più numerosi, a causa di questo sopruso, ma tu frenati, prestaci ascolto. E capiterà così, ma chi darà questi doni ad Achille, tre volte più grandi, se non molto di più? Agamennone. Agamennone, ad un certo punto, travolto dagli eventi, dalla disfatta prossima dell'esercito acheo, dirà Achille, una follia mi ha annebbiato la mente. Quando io ho preso la decisione di sottrarti Briseide, non solo te la restituisco, ti restituisco insieme a lei altre sei o sette donne, c'è una incongruenza in questo nell'Iliade, tutte brave nelle arti domestiche, le donne nell'Iliade stanno in casa. Le figure femminili che hanno una qualche volontà, una qualche forza, sono dee. Nell'Iliade non ci sono figure di donne mortali che escano dalle mura domestiche. Le donne nell'Iliade piangono i defunti. E gli restituisce poi parte delle sue ricchezze, vasellame, oro, talenti d'oro, insomma, cioè una grande ricchezza, per convincerlo a tornare. E non ci riuscirà, badate, non ci riuscirà. Achille tornerà a combattere, ve l'ho detto, solo dopo la morte di Patroclo. Sarà quella la ragione scatenante a farlo tornare a combattere, per quanto Agamennone a quel punto onori comunque quello che era diventato un debito verso Achille. Ed eroi servi ed eroi achei porteranno nella tenda di Achille questo premio che gli darà Agamennone. A lei di rimando diceva Achille dal piede veloce, rispettare la vostra parola è necessario, o dea, anche se uno è molto adirato nel cuore. Infatti è meglio così, chi obbedisce agli dei, questi molto lo ascoltano. Eccetera, eccetera, un po' più sotto, al verso 223, ma il Pelide di nuovo, con parole oltraggiose, si rivolgeva all'Atride, non desisteva ancora dall'ira, avvinazzato, tu che hai lo sguardo del cane ma il cuore di un cervo, mai di armarti alla guerra insieme all'esercito, né di appostarti in agguato con i più forti degli Achei, ti senti il coraggio dell'animo, gli dà del codardo, badate, in un mondo di eroi guerrieri, dare a qualcuno del codardo, è forte.
Questo ti sembra la morte, cioè scendere in battaglia per primo. Certo che è molto più comodo nello spazioso accampamento acheo rapinare premi a chiunque parli diverso da te, cioè in maniera diversa dalla tua. Sei un re che divora il suo popolo, poiché comandi su gente da nulla, se no adesso figlio di Atreo, era l'ultima volta che insolentivi. Ma ti dirò una cosa e farò un gran giuramento, in nome di questo scettro, che evidentemente è di legno, che mai più foglie né rami metterà, una volta che sui monti ha lasciato il suo tronco, né più rifiorirà, che tutto all'intorno la lama gli ha tolto foglie e corteccia, ora invece i figli degli Achei lo stringono in pugno, ministri di giustizia, loro che lo eleggi per volere di Zeus preservano, bene, in nome di questo scettro, questo dunque sarà gran giuramento, certo un giorno verrà rimpianto di Achille e i figli degli Achei a tutti quanti, e allora non sarai capace, per quanto ti affligga, di dare un aiuto, quando molti per mano di Ettore massacratore, badate, dire di qualcuno che è un massacratore significa fargli, rendergli molto onore, cadranno morendo. Ettore massacratore farà strage di Achei, e allora gli Achei rimpiangeranno molto di non avere Achille al loro fianco, e tu dentro ti mangerai l'anima, crucciandoti, che al migliore degli Achei negasti un compenso. Per gloria e preda, l'Iliade si combatte così, si muore per gloria e per fare preda. E perché il destino non riserva altro a questi uomini, se non di combattere, l'orizzonte dell'esistenza umana, se è un'esistenza degna, se non è un'esistenza servile, è tutta chiusa all'interno di questa cornice, una cornice in cui occorre, se si è coraggiosi, procurarsi gloria. Sia chiaro, si può anche evitare di essere coraggiosi, non tutti hanno avuto il coraggio di seguire tra gli Achei, di seguire gli altri capi e muovere guerra a Troia. Qualcuno ha pagato per non andare, letteralmente versato ricchezze per dire: amici, io me ne resto comodo a casa, è possibile. Ma quello è un uomo che evidentemente non vuole morire coperto di gloria. E invece la gloria vale qualcosa. La gloria, si ha l'impressione, vale più di tutto il resto. La gloria vale più della vita. Achille sceglie la gloria più della vita e molti altri con lui. C'è qualcosa, e concludo, che può, diciamo, un valore che può essere posto alla pari della ricerca di gloria sul campo di battaglia, di questa forma di duello tra eroi. Ce n'è forse uno, e anche questo è molto lontano dalla nostra percezione attuale. Molto tempo è passato, evidentemente, molte cose sono cambiate. L'ospitalità. C'è una scena bellissima, e posso dirvi anche in quale libro, perché l'ho segnata, non posso leggerla perché siamo già andati oltre il nostro tempo. Ma insomma, siamo al libro sesto dell'Iliade. Diomede, grande eroe acheo, combatte con Glauco, alleato dei troiani, e siccome si è fra campioni, ci si chiede vicendevolmente spesso: di chi sei figlio tu? Per poter dire: se io lo uccido, io ho ucciso quel guerriero glorioso, prode, a sua volta figlio di altri prodi. Bene, Diomede parla, diciamo, racconta a Glauco, sono lì che si stanno affrontando sul campo di battaglia, la propria genealogia, i propri antenati, i propri ascendenti, e chiede a Glauco di fare la stessa cosa. Glauco lo fa lungamente, e a quel punto il colpo di scena. Diomede si ferma, rallegrato, riconoscendo in Glauco un suo ospite, cioè un uomo legato da vincoli di ospitalità alla sua famiglia, e fa qualche cosa che è un unicum nell'Iliade. Dice: Glauco, fermiamoci. Molti altri sono gli eroi che io per me, tu per te, potremo uccidere in questa guerra, ma io riconosco in te un mio ospite, un vincolo sacro. Fermiamoci, non combattiamo, riconosciamo la nostra, quella che noi chiameremmo amicizia, e scambiamoci le armi.
E Diomede è così rallegrato da questo incontro che scambia le sue armi ricchissime con le armi ben più povere del guerriero Glauco e viene chiamato stolto per questo. Ma il legame sacro, il vincolo sacro di ospitalità, dell'ospitalità in questo caso supera anche la voglia di combattere. È un caso che a noi fa specie perché da questo mondo così arcaico non siamo davvero lontani. Bene, io mi devo fermare perché ho decisamente superato il tempo a mia disposizione, però la prossima volta, la settimana prossima, noi vedremo un tipo di guerra molto diverso da questo, che per noi è qua a aspetti davvero incomprensibili, venendo con la guerra del Peloponneso, il racconto che ne fa Tucidide, magistrale da molti punti di vista, anche questo originario, il primo autentico storiografo dell'antichità è Tucidide, più ancora di Erodoto, che lo precede, è più anziano di lui, di forse una ventina d'anni. Comunque noi vedremo una guerra, la guerra del Peloponneso, che assume i caratteri per noi ben più riconoscibili. È già una guerra molto più vicina a come noi le pensiamo oggi. Manca ancora qualcosa, però magari ne parleremo la volta prossima, se vorrete. Vi ringrazio molto per l'attenzione.